La multifactory è caratterizzata da un tipo di crescita che noi definiamo organica. Che cos'è la crescita organica? O meglio, che cos'è per noi la crescita organica? Crescita organica significa che la multifactory si sviluppa e cambia poco per volta nel corso del tempo. Quindi non c'è un soggetto che a priori, dall'alto all'inizio, definisce i caratteri specifici della multifactory. No, è la multifactory che inizia e man mano che si sviluppa, assume delle caratterizzazioni con connotati propri. E questo è vero in diversi aspetti. Innanzitutto è vero proprio nell'aspetto fisico, concreto degli spazi. Quindi gli spazi comuni, ad esempio. Qual è la destinazione degli spazi comuni? Come vengono organizzati? A che cosa servono? E questa è una cosa che viene decisa poco per volta dal gruppo di aziende che gestisce il multifactory ed è un qualcosa che può anche cambiare nel tempo, in funzione dei cambiamenti che intervengono all'interno del multifactory. Un altro punto molto importante è come viene percepita all'esterno. E cioè la multifactory assume dei caratteri specifici man mano che entrano determinati tipi di aziende. Ma chi entrerà non si può sapere all'inizio. Quello che noi sappiamo è che poco per volta si creano all'interno di ciascuna multifactory due o tre cluster di aziende che lavorano in ambiti simili e che ne connotano un pochino il mood, le caratteristiche più principali, più generali, che aiutano all'esterno a definire e identificare cosa succede in un multifactory. E questo anche è qualcosa che non si definisce all'inizio, qualcosa che avviene poco per volta, a seconda di chi entra dentro la multifactory. Un altro punto molto importante poi è il tipo di governance interno. Non tutte le regole sono definite dall'inizio, ma vengono stabilite poco per volta, sempre dal gruppo di persone che gestisce autonomamente e in maniera partecipata al multifactory, e quindi vengono definite queste regole, queste norme, questo complesso sistema di governance alla fine, che però cresce poco per volta e si evolve e cambia. Quindi in funzione di chi entra, in funzione delle esigenze, in funzione di quello che viene fatto, cambia la riconoscibilità, cambia la disposizione degli spazi, cambia anche però il tipo di regola interna, il tipo di norma interna. E questo qua è qualcosa che viene fatto poco per volta. E questi qua sono dei grandi vantaggi perché evitano il rischio di fare degli investimenti iniziali che poi dopo vanno perduti perché il territorio non riconosce o non ha bisogno di determinati spazi o determinata offerta, e dall'altro rendono anche possibile per le aziende che fanno parte del multifactory di definire quello che fa e come è organizzato il proprio spazio di lavoro in maniera assolutamente precisa, in maniera proprio tailor-made, come se fosse un vestito su misura. Ecco, il multifactory, grazie al fatto di essere connotato a un tipo di crescita organica, è il vestito su misura delle aziende che ci lavorano dentro.